capito che cosa volevo dire prima con 5, 6 e 7 aprile. 5, 6 e 7 aprile saranno tre giornate intense, è un convegno nazionale che noi abbiamo organizzato, ci saremo tutti con tanto più spazio per giornate di riflessione e di formazione per dare seguito proprio a quel bisogno di intervenire sulle professionalità che per noi rimane la soluzione sulle progettazioni. E a proposito di denunce, progettazioni, futuro, presente, Antonella Flati, ho parlato di futuro, di progettazione, una bella signora con una grande esperienza, soprattutto che ha portato alla luce in Italia questo grande, questo fenomeno importante. Non sono bambini sottratti, perdonate, sono bambini rubati. Non c'è sottrazione, assolutamente. Lo dico perché ho vissuto 18 anni in casa famiglia, dai 18 mesi ai 18 anni per poi tornare alla stessa famiglia a cui sono stata sottratta. Questa è l'intelligenza del Tribunale dei Minori, che si riempie la bocca della tutela dei minori che non esiste, diciamolo. Si tutela dietro il minore, quindi cominciamo a dire queste verità, io purtroppo sono una che poi le dice, per poi arrivano le denunce e chi se ne frega, se mettessero in fila, è la verità. Allora, quindi non parliamo di minori sottratti, parliamo di minori che vengono rubati alla famiglia, parliamo di minori che vengono resi orfani di genitori vivi, nonni, zii, parenti, cugini, tutto il tessuto familiare. Quindi il Tribunale dei Minori cosa fa? Arriva alla relazione del servizio sociale, il giudice non la legge, ve lo dico perché purtroppo sono stata mandata in adozione 6 volte in 2 anni, lo posso dire, sono testimone di questo. Leggono le conclusioni, perché non c'hanno tempo, mica che sta a guardare tutto quello che riguarda la vita di un bambino, loro devono tutelare, no? Questa è la verità. Si leggono le conclusioni, quindi l'assistente sociale ha un grande potere, che è quello di decidere come distruggere la famiglia, ed è quello che oggi si fa, perché oggi la famiglia, che in realtà dovrebbe rivolgersi al servizio sociale per chiedere aiuto, per essere sostenuta, ha paura, quindi va a delinquere per far mangiare i figli pur di non rivolgersi ai servizi sociali. Quindi oggi per essere in Italia il genitore devi delinquere, questa è la realtà. Cosa succede guardando questo provvedimento? Ma la cosa più vergognosa, no? Leggendo queste conclusioni, quindi non gli atti, leggono le conclusioni e il giudice mette il provvedimento. Ma il provvedimento che emette il giudice del Tribunale dei Minori è doppiamente vergognoso, perché oltre il danno c'è la beffa. Mi faccia finire, signora, perché cosa avviene? Si affidano i minori ai servizi sociali di competenza che devono decidere le modalità e i tempi in cui i bambini vedranno i genitori. Quindi allo stesso tempo si chiede il percorso di recupero della genitorialità. Ditemi come si recupera la genitorialità, ce la siamo inventata, perché esiste la scuola per essere genitori? No, quindi ce la siamo inventata pure questa cosa. Allora cosa succede? Che l'assistente sociale decide che il minore vede una volta ogni 15 giorni la mamma, una volta ogni 15 giorni il papà, con il cane da guardia vicino perché c'è spazio neutro, un altro business. Perché i bambini, voi sapete, no, figli di genitori conflittuali, sono figli che sono stati violentati, maltrattati, drogati, quindi ci vuole il cane da guardia quando la mamma o il papà incontrano il figlio. Ditemi che il recupero di genitorialità ci può essere in tutto questo. È vergognoso e purtroppo portiamo la firma Made in Italy, no? E poi ci prendiamo le multe, poi aumentiamo l'IMU, no? Perché si devono recuperare i soldi che fanno lo Stato, no? Sulla pelle dei nostri figli. Parliamo di casa famiglia. Non sono d'accordo quando si dice lasciamo la casa e togliamo la parola famiglia. Casa famiglia significa ultima spiaggia per il bambino abusato, maltrattato, che viene fuori da situazioni veramente difficili, che non ha una casa e non ha una famiglia. Quindi il termine è giusto, lo hanno studiato bene, tanto è business, no? Prima erano orfanotrofi, poi sono diventati istituti,
Poi si chiamano case famiglie, come la SPA, e lo ripeto sempre, se cambia il presidente, se cambia il nome, ma il business è sempre lo stesso. In casa famiglia il bambino viene distrutto, completamente. Quando esci da quei luoghi, ne esci veramente devastato. Io sono miracolata, mio fratello ha 25 anni che non ha retto, si è suicidato. Questa è la vergogna, questo è il dolore che vivono i bambini in quelle strutture. Innanzitutto bisogna dire che, e questa la presenteremo come legge assolutamente, va regolamentarizzato il discorso economico proprio sulle case famiglie, perché è inaudito che ogni regione abbia una legge regionale dove c'è un bambino che costa a Palermo 70 euro, a Milano ne costa 180, e perché, scusate, quel bambino là non ha lo stesso valore di quell'altro? Quindi innanzitutto ci vuole una legge che dica che la casa famiglia, cioè tutte le case famiglie, debbano avere prima di tutto il bilancio pubblico, bilanci pubblici, perché dove vanno a finire questi soldi? Scusate, io so quello che ho visto a Montalto, come lo sa l'avvocato Miraglia che abbiamo denunciato, ma io vi dico che abbiamo già pronto un altro video, un'altra struttura, dove abbiamo gli scarafaggi che vanno in giro sui fasciatoi dei neonati. Cioè, è vergognoso. E noi parliamo di tutela del minore, cioè noi togliamo il bambino alla mamma e al papà perché litigano, ma per portarli dove, scusate? Allora, io dico che questi assistenti sociali che permettono questo vanno denunciati. C'è mia mamma che mi ha scritto dicendomi: se il tribunale dei minori ha decretato che l'assistente sociale dia la calendarizzazione del mio diritto di visita con i miei figli, come mai sono 4 mesi che io i miei figli ancora non li vedo? Poi ci sono gli avvocati, che purtroppo non tutti sono come Santo Miraglia, che vanno e denunciano, perché noi abbiamo una faccia ormai che ci conoscono tutti, ma allora laddove non lo fa l'avvocato, io, Antonella, pronto soccorso famiglia, denuncio. E non può essere che l'assistente sociale venga poi rimossa da quella sedia perché magari ce la troviamo a fare danni in corte d'appello. Devi andare a casa, altrimenti questo sistema non finirà mai. Ed è vergognoso che il giudice che deve tutelare, il giudice che tutela il minore, non è l'assistente sociale, permetta che sia l'assistente sociale ad avere in mano la gestione del diritto di visita, del diritto alla genitorialità di un'intera famiglia. Siete voi che dovete decretare che il bambino, nel rispetto della convenzione di New York e parapim e parapamma, veda tutti, possa sentire tutti i giorni il genitore, possa essere regolamentarizzato il diritto di visita e senza pitbull possibilmente accanto, perché è un altro business questo spazio neutro, a che serve? I detenuti vedono i propri figli all'interno delle aree verdi. Le mamme che uccidono hanno i figli all'interno delle carceri fino ai 3 anni. I nostri genitori, per conflittualità genitoriale, che fino a qualche anno fa si chiamava incompatibilità di carattere, gli abbiamo cambiato il termine. No, mi scusi. La conflittualità genitoriale non va assolutamente assistita in questo modo. Allora il dovere è quello di mettere le persone all'interno della famiglia, che lavori con la famiglia e non che vada sottratto il minore. Perché è vergognoso, se siamo capaci di pagare 200 euro al giorno per un minore in casa famiglia, siamo anche capaci di pagare 1200 euro di stipendio ad una persona. Non può funzionare. L'80% dei bambini che abbiamo all'interno delle strutture sono figli di genitori separati e figli di genitori a cui sono stati rubati, ripeto, per indigenza economica. E chiudo qui perché vi voglio anche dire un'ultima cosa. Abbiamo una mamma in questo momento latitante con 2 bambini. Sì? È arrivata la notifica, volete sapere qual è il provvedimento? Sono 2 anni che chiede aiuto al comune, non è mai stata aiutata nell'essere assistita economicamente, non gli hanno mai dato pagare un affitto, non gli hanno mai trovato una casa. Alla mamma viene sottratto il bambino perché non ha la possibilità, anzi, 2, di economica di mantenerla.
Vergogna, Made in Italy, e concludo perché sennò mi faccio conoscere troppo.